la prima grande chiave di lettura che il Signore ci dà per noi, per la nostra fede, è Abramo, capostipite del popolo di Dio. Ma il popolo di Dio di questo momento si chiama Israele. Ma Israele di oggi non è più quello dell'Antico Testamento. Israele oggi è uno Stato, non è il popolo di Dio. Ha rinnegato questa sua identità. Oggi chi è il popolo di Dio? Chi è il popolo di Dio? Siamo noi. Siamo noi, la Chiesa, i battezzati. Noi siamo il nuovo Israele. E sapete cosa significa Israele? Il nome ebraico Israele, tradotto in italiano, che significa? Chi si ricorda, l'abbiamo detto tante volte in catechesi in passato, che significa Israele? Non è un nome dato così, è nato da un fatto ben preciso, quando Giacobbe ha lottato con Dio attraverso un personaggio misterioso. Quel personaggio ha cambiato il nome di Giacobbe e lo ha chiamato Israele. Perché? Perché ha lottato con Dio e ha vinto. Tu, Giacobbe, sei forte in Dio. Israele, noi siamo forti in Dio. Siamo chiamati a diventare forti in Dio. Vincitori sono le nostre battaglie e tutte le prove della vita. È come Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, vincitori sul demonio, su tutte le sue opere e tentazioni, attraverso Cristo Gesù. Guardate, perché è importante Abramo? Perché Abramo ha ottenuto la benedizione divina. Abramo ha ricevuto la promessa che Dio gli ha fatto. Chi di noi può dire questo? Lo può dire la Madonna, beata te tra tutte le donne, perché hai creduto nell'adempimento della parola di Dio, nella promessa che Dio ha fatto, e adesso sei incinta. Lei può dire come Abramo: io ho sperimentato che Dio non è un bugiardo, ho creduto e non sono rimasta ingannata, ho sperato in Dio e Dio non mi ha deluso. E così bisogna che diventi per noi. Chi può dire questo nella sua vita? Che Dio non mi ha mai deluso, che Dio non mi ha mai ingannato, che Dio ha per me in progetto una vita meravigliosa. Dio non sa manco più come spiegare quello che c'è in mente per noi. Paragona quello che Lui ha in mente per noi come un pranzo di nozze, come qualcosa di meraviglioso. Il pranzo di nozze è bello quando c'è la fame. 50 anni fa il pranzo di nozze era bello, perché c'era la fame. Adesso siamo tutti sovralimentati, il pranzo di nozze è una tortura. Non lo capiamo qual è il messaggio bello da questo esempio. Dio ha per noi qualcosa di meraviglioso. Il paradiso è molto più bello della terra. Cieli nuovi e terra nuova, purificati dal male, dalle malattie, dalle cattiverie, dai peccati, di proprio il diavolo non ci abita più. Noi siamo chiamati a quel mondo, attraverso un cammino, attraverso questo mondo, questo è un vero purgatorio. Vivere qui è un purgatorio. Ben Abramo è partito da una situazione nella quale lui era politeista, credeva in molti dei, tutti meno quello vero. Tenendo quindi che questa non è una cosa molto lontana da noi. Politeisti lo siamo tutti quanti. Perché cosa significa politeisti? Avere molti dei, credere in molti dei. Una messa domenica, però i soldi. Uno, non so, dice, ecco, una messa domenica, e poi io mi sono fatto da solo, io, quando sono, se tutti la pensassero come me, il mondo andrebbe meglio. Io. Altro grande Dio che fa parte del nostro, come si chiama, Olimpo, gli dei c'erano l'Olimpo con tutti i dei dentro. Uno di questi dei, il denaro, un altro il nostro io. Il piacere, non ne parliamo. Cosa non si fa per il piacere del corpo? Per l'apparenza, altro idolo. E così tutta una serie di altri idoli, chi fa di idolo i propri figli, chi fa per idolo la propria azienda. Se fallisci uno si spara perché ha identificato se stesso con l'azienda. Ma se fallisce l'azienda perché si spara che tu sei l'azienda? No, uno si spara perché ha identificato se stesso con l'azienda. La realizzazione dell'azienda è la mia realizzazione. Fallimento dell'azienda è il mio fallimento, che campo più a fare. È un idolo. È menzogna fare così. Il ragazzo che prende un brutto voto a scuola e si impicca. Un idolo di se stesso, non poteva fare brutta figura.
Attenzione, essere politeisti, avere un limpo di idee, questa è una cosa normale nel mondo di oggi, tanto nessuno se ne accorge. Ma Dio ci dà attraverso il brano una chiave di lettura che è così la storia. E Dio si manifesta in questi tanti dei che appartengono a quello di ciascuno e dice: tu sei uno a quale ti manca il figlio, ti manca la terra. Parti, esci dalla terra e vieni dietro di me. E io ti do il figlio che ti manca e la terra che ti manca. Credi in questo? E che Abramo è partito, è partito via dalle sue sicurezze, dal suo modo di vivere l'esistenza, da quello che lo faceva stare benino, e però si sentiva realizzato, lo era veramente, che il figlio veramente non ce l'aveva, e la terra nemmeno, la sua terra, e parte per un cammino, dove? Lo sa Dio. Quando? Lo sa Dio. Ma lui l'ha promesso, qualche cosa avverrà. Allora il cammino di fede è un cammino che non si fa né per chilometri, né per giorni, mesi, anni. La misura del cammino di fede è la parola di Dio. Non c'è nient'altro. E in questo cammino di fede devono esserci delle tappe. Veramente il punto dell'arrivo esiste. Raggiungerlo non è facile. Cosa dice Gesù Cristo ai suoi discepoli durante l'ultima cena? Si alza Pietro: Signore, anche se tutti tradissero, io non ti tradirò mai. Tu Pietro, io ti dico che tu questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi hai già ridito tre volte, altro che non ti tradirai mai. Dovessi dare la mia vita per te, non ti tradirò mai, mi tradirai tre volte questa notte. Che Gesù Cristo sapeva che nessuno era capace di portare il peso della croce. Erano tutti scappati via, perché attaccamento alla vita terrena era più forte dell'attaccamento alla vita spirituale in tutte le persone, comprese quella che visto la risurrezione dei morti di Lazzaro. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma nessuno di voi in questo momento è capace di portarne il peso, non ve le posso dire. Verrà lo Spirito Santo e vi condurrà la verità tutta intera più tardi. Non è forse questa la nostra condizione? Qualcuno di noi può stare a fronte alta alla croce, qualcuno di voi può ricevere le decisioni delle visioni le più alte, per vanagloria o perché nella fede le riceviamo, nel modo giusto. Non ci siamo a quel livello. C'è un cammino da fare. Allora abbiamo parte, e nel cammino, nelle prove che affronta, lì matura la fede. Detto e stradetto che Abramo partì quando aveva 75 anni, il figlio lo otterrà 25 anni dopo. 25 anni di cammino di fede. Quante volte lui si sarà chiesto: ma guarda, io devo fare un figlio che ho 75 anni, io devo fare un figlio che ce n'è 80, e fare un figlio che ce n'è 85, e fare un figlio che ce n'è 90, e fare un figlio che ce n'è 95. Quando cavolo arriva sto figlio? Non passava mai sto tempo. Mia moglie, quando l'ho sposata, quando era buona, era una bellezza proprio, Abramo temeva dovunque andava che lo ammazzassero per prendersi la moglie come sposa, perché anche in davanti era bella. E allora la nasconde, dice al faraone dell'Egitto che lei era sua sorella e quindi le poteva concedere tranquillamente. E così avveniva, perché il re, chi può dire di no al re? Se re, tua moglie è buona, dice, stanotte dorme con me, e quello per carità, dice, ti opponi, ti ammazza. Quello era così a quei tempi, non si poteva dire di no al re. Allora lui fa finta di essere fratello per paura di essere ammazzato dal re. E così fa con il faraone, e così fa con Abimelech, e così fa con tutti gli altri re che lui incontra nel cammino, per paura di essere ammazzato. Ogni re che prende Sara come sua moglie, gli cominciano una serie di guai senza fine. E quelli, ma come mai tutti, appena tocco questa donna mi si scatena,
il putiferio. Come mai questa cosa? E poi vengono a sapere che quella non era la sorella, ma era la moglie di Abramo. Allora tu ci fai, nascondendo questa cosa, tu hai tirato l'ira di Dio contro di noi, che abbiamo fatto un adulterio prendendoti la moglie, e Dio si è messo contro di noi per colpa tua. Vattene via da questa terra. Allora Abramo vede che la menzogna non salva in questo mondo. E poi quando dice, con tutti questi anni che passano, ma insomma, tuo figlio non viene mai, la moglie stessa, che era più incredula ancora di Abramo, dice, ma com'è possibile? Guarda, facciamo come la consuetudine. Questa la mia schiava, Agar, fa un figlio con lei, lo adottiamo noi, e questo sarà nostro figlio. E questa è la discendenza. Ci ho tanto, non arriva mai questo di Dio. Facciamo in quest'altro modo. E fanno così, e nasce un bambino, nasce Ismaele. Ma Ismaele non è il figlio della promessa. Dio si oppone a questa cosa. Il figlio te lo do io da tua moglie sterile. Punto e basta. Nella fede non sono ammesse deroghe, non sono ammesse sconti. Quello che dice Dio si manifesta e si realizza così. Più è impossibile umanamente realizzarsi, più è grande il miracolo del Signore, più Dio vuole quello che nessun'altra cosa, perché deve essere evidente che è Lui che fa il miracolo e non ci sono sotterfugi umani. Ricordatevi com'è lo stile di Dio. E di Gesù Cristo, che nel mondo è imparato dal Padre e fa altrettanto. Quando stava per morire Lazzaro, che era malato, le sorelle mandano Gesù a chiamare Gesù Cristo perché venisse, prima che morisse, per guarirlo dalla malattia. Gesù Cristo aspetta, quando in se stesso, nel suo spirito, sa che Lazzaro è morto, dice, adesso partiamo, andiamo a Betania. Quando arriva là, le sorelle, Signore, se tu fossi stato qui, ma adesso è morto Lazzaro, che puoi fare più nessuna guarigione, è morto. Perché tutti noi crediamo che Dio ha potere fino all'ultimo respiro della vita, poi quando la morte è venuta non si può fare più niente. Chi l'ha detto questo? Noi. Chi ha detto questo? I nostri limiti, la scienza, la natura, le leggi di natura, la potenza del male. Ma questi limiti non sono i limiti di Dio. Quindi Gesù Cristo ha brutalmente aspettato quel limite, che fosse oltrepassato il limite della morte, per mostrare a tutti che io sono la resurrezione e la vita. Allora, di fronte a Lazzaro morto, quanto è bello questo scontro tra la vita e la morte. Gesù e la tomba di Lazzaro, il vivente contro il defunto, lo spirito di vita contro lo spirito di morte. E in questo scontro chi vince? Lazzaro, vieni fuori! Lazzaro è risuscitato. Per quanto in putrefazione marce potevano essere le sue cellule, i suoi tessuti, i suoi nervi, tutto viene ricomposto nel modo perfetto di avere un corpo vivente ricreato dalla potenza di Dio. Questo miracolo ha superato quello della creazione di Adamo, perché quando Dio creò Adamo almeno la terra e il fango erano materiale non in putrefazione. Invece Gesù Cristo è partito dal materiale in putrefazione per rifare il corpo di Abramo, dico di Lazzaro. Era fatto meraviglioso. Dio opera cose impossibili. Dio vuole che la nostra fede si fissi su ciò che è impossibile realizzarsi, perché diventi possibile. Quando Dio ci promette una cosa, ci promette una cosa che umanamente non si può realizzare. Quella ci vuole dare. La fede è credere che quella cosa che è impossibile realizzarsi secondo le leggi della natura e per la potenza del male che ci trovasta, Dio la fa lo stesso, perché ci ama. E questo è il percorso ritroso del precipizio che hanno fatto Adamo ed Eva quando hanno smesso di credere all'amore di Dio, credendo alla catechesi del maligno, che Dio non li amava. E noi dobbiamo percorrere a ritroso questa caduta
partendo dalla nostra incredulità, che nel fondo è il cuore di tutti, per arrivare ad essere credenti in Dio, veramente credenti, pienamente credenti. Dio ci guarisce dalle malattie, Dio ama che noi siamo malati. Riguardo le malattie, che dice il Signore? Esodo capitolo 15, io sono colui. Dio ama la morte, ci nasce nella morte. Cosa ha detto Gesù Cristo di fronte a Lazzaro? Alla tomba di Lazzaro. Io sono la resurrezione e la vita. Dio è Dio di vita e non di morte, di salute e non di malattia. Dio è contento se uno è schiavo del potere del male, se uno è posseduto, che faceva Gesù Cristo quando incontrava i posseduti nel cammino della sua evangelizzazione. Li liberava e dimostrava che il suo potere è più forte dello spirito del male, che lo spirito che abitava in lui, lo Spirito Santo, è più forte dello spirito del male. E lo spirito del male, anche se ribelle, anche se non vuole, deve sottomettersi allo Spirito di Dio. Ricchiuso nell'inferno, cacciato fuori da noi che siamo creature di Dio, non le prede del maligno. Allora, se Gesù Cristo è colui che guarisce e dà la salute, che risuscita e dà la vita, Gesù Cristo è colui che spezza le catene e dà la libertà contro lo spirito del male. Queste sono cose che bisogna che impariamo a credere. E finché non crediamo in questo, andiamo sempre sbattendo la testa, destra e sinistra, a cercare che qualcuno risolva il posto nostro. Che qualcuno con qualche potere, qualsiasi esso sia, anche occulto, le risolva al posto nostro, perché noi non le possiamo risolvere. E siamo disposti a pagare qualsiasi cifra perché qualcuno, pagando, le risolva, credendo nel potere del denaro, che per noi acquista tutto. E se uno dice che quella cosa costa 5.000 euro, beh, io ci rimetto, basta che avvenga. Ma i miracoli non avvengono per soldi, avvengono per fede. L'unico prezzo da pagare è credere in Dio. Abramo questo ha dovuto fare. Quando Dio ha visto che Abramo, dopo 25 anni, dentro di sé è diventato certo che quel figlio Dio gli avrebbe dato, anche se erano passati 25 anni, quando Dio ha visto che anche Sara manda i tre uomini misteriosi alle querce di Mamre, che gli dicono: quando noi torneremo qui l'anno prossimo in questa stessa data, tu Abramo avrai tra le braccia tuo figlio. Ecco la fine del cammino annunciata, ma ancora non verificata, ancora da credere in fede. E questa cosa avviene. E quando Isacco nasce, Abramo ride di gioia, finalmente. Immaginatevi che macigno si toglie dal suo essere, perché finalmente il figlio tanto, tanto, tanto desiderato arriva. Allora, dice San Paolo, lettera ai Romani, che Abramo ha creduto e gli fu accreditato come giustizia. Dice, se uno lavora, fa un lavoro, allora il datore di lavoro gli dà lo stipendio, perché ha lavorato un mese, l'accordo era un mese, 1.100 euro, magari 1.100 euro, ti do il 27 del mese, il 5 del mese, non so quando, ti arriva 1.100 euro sul conto corrente. Nel campo della fede non esiste questo scambio. Nel campo della fede è tutto un dono. Tu credi e Dio ti dà. Dio ti ha promesso, tu lo credi, Dio ti dà. Ti viene accreditato come giusto che sia, perché hai creduto all'amore di Dio per te, hai creduto nell'adempimento della sua promessa, della sua parola, per quanto riguarda ciò che Dio ti ha promesso. Allora, capite la chiave, questa grande chiave per tutti i miracoli del Vangelo. Gesù Cristo che chiede al cieco, ma senti, tu mi chiedi che io ti faccia vedere, tu credi che io ti possa fare questo, che dal cieco ti possa rendere vedente? Sì, Signore, io lo credo.
sia fatto secondo la tua fede. E da quell'istante il cieco diventa credente, vedente, oltre che credente. Una volta diventato vedente, Gesù Cristo lui dice, la tua fede ti ha guarito. Gli dice, la tua fede ti ha salvato. Perché sei diventato credente che Dio ti ama per quanto riguarda la malattia del corpo, ma hai avuto fede in Dio. Di conseguenza sei passato dalla schiavitù del diavolo alla libertà di Dio, da pagano a credente. Sei salvato. Attraverso la guarigione fisica hai salvato l'anima. Sei diventato credente. Dove stanno queste cose oggi? Dove stanno i malati che uniscono per fede? Dove stanno le persone possedute e liberate dal maligno? Dov'è una chiesa capace di compiere le opere del Signore, nella potenza dello Spirito Santo? La fede di Abramo e la storia della fede di Abramo non finisce con la nascita di Isacco. Che gioia per Abramo vedere questo bambino piccolino e poi che impara a camminare, a parlare, che giocherella lì sulla sua tenda con gli animali, che cresce, che comincia a correre, che comincia ad andare a cavallo. Comincia... Che gioia per Abramo, che gioia la paternità e che gioia per Sara la maternità, qualche cosa di magnifico, di grandioso. Mai sperimentato nella sua vita una cosa del genere. Abramo, un altro uomo, una seconda giovinezza lo pervade per il fatto di essere diventato padre. E lì striscia e si insidia un rischio. Quale? Che Isacco, causa di tanta gioia per Abramo, diventi per Abramo più importante di Dio. Questa cosa è una cosa tremenda che sta sulla testa di ciascuno di noi, che il dono diventi per noi più grande del donatore. Chi è il bambino più piccolo qua stasera? Sei te? Giada? Io? No, tu sei una piccola bambina. C'è qualche anno di più di 40 anni, le bambine. Allora, il papà e la mamma e la sorella, se io vengo a darti una caramella, vieni qua, dai, un attimino, la caramella non ce l'ho però, come faccio? Vabbè, vieni, facciamo una boccetta, facciamo finta che sia la bibita. Ecco, allora io ti do questa. Tu che fai? Mi dici qualche cosa? Grazie. Ecco, vedi, mi sei educata bene queste bambine. Riproviamo. Allora, qui c'è dentro una cosa che ti piace di più da bere? Coca-Cola, aranciata, chinotto, la limonata. Che ti piace? Il tè. Il tè. Allora, facciamo finta che ci sia il tè. Tieni il tè. E il biscottino. E tu che dici? Grazie. Grazie? Oddio, che bel grazie. Allora, se Giada si prende il tè, che buono, scappa via, se lo va a bere e non dice niente, per lei il dono è diventato più importante del donatore. Ma i genitori che l'hanno educata, dice no Giada, va bene che il Signore ti ha fatto un bel regalo, prima di mangiarlo, prima di berlo il tè, devi dire grazie a chi, perché devi dire grazie? Che devi conoscere che dentro questo tè che ti do c'è il mio amore per te. Allora io ti do il tè con l'amore, tu dici grazie all'amore che ti ho dato e poi ti bevi il tè. Questa è la cosa sbagliata o la cosa giusta? Se una coppia di genitori non insegna questo ai figli, educa bene i figli? No. Grazie Giada, puoi andare a posto. È arrivato davvero il dolcetto.
il premio. Questo era imprevisto. Ripeto, educare, esiste l'educazione. Bisogna dare un'educazione ai figli. Allora, il bambino è così. Non è che fa un peccato. Oh, quando è buono il tempo, e lo pappo e via. Non ci pensa a chi glielo ha donato. Ma il genitore che è più esperto nella vita insegna al figlio ad essere riconoscente verso chi gli ha fatto quel dono ed esprimere la propria riconoscenza con una parola che è grazie. Detto quello, poi consumi la cosa che ti piace. Allora, dicendo grazie, il bambino riconosce che il donatore è più grande e più importante del dono. Giusto, questo siamo a livello... Con Dio facciamo così noi. Vi assicuro che... Dunque, i 10 comandamenti, forse ce ne manca uno. La riconoscenza a Dio. Non ci stanno i 10 comandamenti perché dovrebbe essere scontato. Ma chi è riconoscente a Dio per i suoi doni? Che dice grazie Signore, la preghiera di lode, grazie. Se Abramo si fosse, scusate il termine, pappato il suo figlio, dimenticando Dio che gli aveva donato, sarebbe diventato un bambino spirituale maleducato. Un uomo di Dio deforme a livello interiore e invece di aver conosciuto l'unico e vero Dio sarebbe ricascato nel peccato di prima, quello del politeismo, di avere altri dei all'infuori del Dio unico e vero nel suo cuore. In quel caso il Dio sarebbe diventato suo figlio, Isacco. Allora, perché questo non accadesse, Abramo viene messo alla prova. Dio mise la prova Abramo. Libro della Genesi, capitolo 22. E gli disse Abramo, eccomi, rispose. Prendi il tuo figlio, il tuo genito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offri un olocausto sul monte che io ti indicherò. Cosa? Ma come? Tuo Dio mi ha visto infelice perché non c'avevo un figlio? O che me l'hai dato che sono felice? Me lo togli? E ti devo obbedire a questa cosa? Che tu mi togli il figlio, anzi devo ammazzare le mie mani? Chi è più importante, io o tuo figlio? Scegli Abramo. Che ha fatto Abramo? Mamma mia, che storia. Non è una cosa fatta da lì in 10 minuti. Abramo si apposò un mattino, salì all'asino, prese con sé 2 servi e figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Più di 3 giorni di cammino, giorno e notte, ma che faccio? Mi ammazzo mio figlio. Non gliel'ho detto mica a lui. Quello viene lì che pensa che facciamo un sacrificio invece di ammazzare a lui. E i servi che diranno, mia moglie quando torna a casa che mi dica ho ammazzato tuo figlio. Quello ammazza a me. Tre giorni, io penso che i capelli di Abramo, se non erano già tutti neri per la vecchiaia, sono già tutti bianchi per la vecchiaia, quei pochi che erano rimasti neri sono diventati tutti quanti bianchi. Se li portava ancora in testa. Abramo disse ai suoi servi, fermatevi con l'asino, io e il ragazzo andremo lassù, ci posteremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme.
Isacco si volse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: ecco figlio mio. Ecco qui il fuoco e la legna, disse Isacco. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Che lo già cominciava a dire qualcosa non quadra. Qui ci manca un elemento. Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Ah, bene. Proseguono tutti e due insieme, arrivarono nel luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Allora sono io l'agnello. Aia. Poi abbiamo steso la mano e preso il coltello per immolare suo figlio. E dice: ma che è la cosa da matti? Dio che si comanda di sacrificare un figlio. Beh, vi assicuro che a quei tempi si facevano queste cose, perché il rapporto con Dio, il culto, veniva esercitato attraverso i sacrifici degli animali, che gli animali erano le cose più importanti che c'erano nella società agricola e pastorizia del tempo. Sacrificare un animale era un grosso sacrificio per l'offerente, per chi faceva il sacrificio. Quando si era nei momenti di più grosso pericolo, per le cose più importanti, si facevano i sacrifici dei figli, per dire a Dio: questo è il massimo che ti posso dare, ascolta la mia preghiera. Il re lo faceva, per esempio, quando la città era assediata e stava per capitolare in mano all'assedianti. Andava sugli altari, faceva uccidere il suo figlio, lo immolava per chiedere alla divinità che la città tutta fosse salvata. Il sacrificio stava per avvenire. Ecco, quando Dio vede con i fatti che Abramo obbediva a lui prima che all'amore per il figlio, allora vede che la fede di Abramo non è più idolatrica. Il rischio che diventasse idolatra non c'è più, l'ha superato. Ha rimesso le cose in ordine Abramo nei confronti di Dio, quindi può continuare ad essere padre di suo figlio, perché non c'era più il rischio che lui mettesse il figlio sopra di Dio. Oggi, guardando a ritroso questa storia, si capisce il perché Dio ha fatto così e perché Dio gli ha impedito di uccidere il suo figlio. Qui non stiamo parlando di sangue semplice, qui stiamo parlando di fede, che è più importante della vita di questo corpo. Qui parliamo di vita eterna. Abramo amava Dio più che il figlio. Abramo amava Dio più che il figlio. Gesù Cristo che dice nel Vangelo: chi ama il figlio o la figlia più di me? Chi ama persino propria vita, chi non rinuncia a tutti i suoi veri materiali e affettivi, perfino propria vita, i martiri a Colosseo, non è degno di me. Non è degno di me. Dio viene prima di tutto e sopra di tutto e di tutti. Questa è la grande realtà. Questa è la fede in salute. Quando avviene questo, la fede è in salute. Quando non avviene così, la fede non è in salute. Non poteva essere anche una prefigurazione dell'immolazione del figlio di Dio? Ci arriveremo. Adesso stiamo parlando della storia così. Allora, guardate questa cosa qui. Quando l'angelo mandato da Dio impedisce ad Abramo di uccidere il ragazzo, dice così questo angelo: ora so che tu temi Dio e non gli hai rifiutato il tuo unico figlio. E c'è il fatto di un caprone che con le corna impigliate su un cespuglio viene sacrificato al posto del figlio, ma quello che è importante è questo. L'angelo disse: giuro per me stesso, parola del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni, renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rito del mare. La tua discendenza si imparerà delle città dei nemici, si diranno benedette la tua discendenza a tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. È successo questo? Sì o no?
Sì, sì, tutti i credenti hanno la fede di Abramo. Noi credenti abbiamo la fede di Abramo. Attraverso di Abramo possiamo accedere alla fede in quanto tale. Tutti quelli che credono in Dio diventano figli di Abramo nella fede. Abramo capostipite nella fede di miliardi e miliardi di credenti. Questa è la verità. Se qualcuno ama la cultura, legga Kierkegaard, Soren Kierkegaard, filosofo norvegese, credente, ha scritto, oddio come si chiama il libro, bellissimo, dove racconta il sacrificio di Isacco, in una maniera come pochi uomini di cultura della storia hanno fatto, in maniera meravigliosa. E lui asserisce questa cosa, che la fede di Abramo, prima del sacrificio, era la fede bambina. Dopo il sacrificio è la fede adulta. Domanda. Sapreste trovare la storia della salvezza? Un altro esempio di sacrificio di Isacco avvenuto ad altre persone, altri membri della storia della salvezza? Risposta a voi. Solo ad Abramo Dio ha chiesto il sacrificio del figlio o a qualcun altro? La Madonna non ha chiesto il sacrificio del figlio? La Madonna, quando era sulla terra, quando è morto Giuseppe, aveva una sola persona per la quale vivere, Gesù Cristo, suo figlio. Dio gliel'ha chiesto e Gesù è morto sotto i suoi occhi, sulla croce. Sacrificio del figlio per obbedire a Dio. Si è ribellata la Madonna? Se la Madonna avesse soltanto detto a Dio: perché mi togli mio figlio che altro io non c'ho? Sarebbe ancora immacolata? No. Perché l'immacolata è la Madonna, scusate, non è quelli in mezzo alle gambe. È qui l'immacolatezza. È l'immacolatezza della fede. È facile dire che qui dentro non esiste nessuno che è immacolato. Qui, soprattutto nelle prove, quante ne abbiamo combinate per allontanarci da Dio, per rovinare l'immacolatezza. La Madonna, anche lei, ha passato la prova di Abramo e anche lei l'ha superata a pieni voti. Altri? Giacobbe? Perché? Spiega. Qual è il sacrificio che ha fatto Giacobbe per il Signore? Giobbe. Giobbe. Dio gli ha tolto tutto. Prima gli ha tolti i beni, poi gli ha tolti i figli, poi gli ha tolto la salute. Perché il diavolo diceva: se io gli tolgo queste cose, vedi come ti benedice ancora questo qua, ti comincia a sputare in faccia, non crederà più che tu sei buono, che sei Dio d'amore. E va bene, mettilo alla prova, togli di tutto, la vita no, però non l'ha fatto morire. Cosa ha fatto Giobbe? Quando ha tolto i beni, ha detto: beh, io quando sono nel mondo sono nato nudo, non c'avevo niente, sono uscito nudo dal grembo di mia madre e nudo ci tornerò. Dio dato, Dio tolto, sia benedetto il nome del Signore.
Non è stato tanto difficile dire così. Oggi sarebbe molto più difficile dire così, soprattutto a tanti, tutti quelli attaccati al denaro. Quando ha tolto i figli, sono morti tutti quanti durante un pranzo, erano tutti riuniti a fare festa, la casa è crollata, sono morti tutti in un sol colpo. Poi la salute. Anche lì lui è rimasto attaccato a Dio, fedele. E poi comincia a pensare, quando si comincia a pensare è finita. Ma io, dice, non ho fatto niente di male. Perché Dio ha dovuto tribolare così tanto? La Bibbia dice che quando uno è buono, quando uno è fedele a Dio, Dio lo benedice. Gli manda delle cose buone, non delle cose cattive. E tutti questi guai, allora perché mi hanno capitato nella vita? Ha tolto tutto Dio, soltanto la vita mi è rimasta. Un pezzetto di vita con la malattia. Allora Dio mi dice, non è vero, non è possibile, tu sei, ma tu qualche peccato l'hai fatto, perché se no Dio non ti sarebbe trattato in questo modo. Ma come, io ho fatto che peccato, sono rimasto sempre fedele al Signore. Lotte tremende tra questi tre amici. Come si conclude questa storia? Nessuno riesce a risolvere il problema di Giobbe. Che dice, perché mi ha fatto così Dio? Perché? Che non ho fatto niente di male. Dio gli parla da un turbine e gli dice, ma chi sei tu per metterti a competere con me? Tu sei vicino alla terra, tu vuoi che io ti renda ragione quello che ho fatto? Io sono Dio l'Altissimo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quanto il cielo dista sulla terra, altrettanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, altrettanto le mie vie sovrastano le vostre vie. Mai potrete capire. Ma la conclusione di questa storia crocifissa è stata che Giobbe è guarito, è campato fino a quando non ne poteva più di giorni di questo mondo. Sazio di giorni. Ha avuto altri figli e figlie, i figli e le figlie di Giobbe più belli della terra, famosi per la loro bellezza. Ha avuto il doppio dei beni perduti, ribenedetto da Dio in tutto perché ha superato la sua prova. Allora, nel nostro cammino di fede, io, Marco Farina, ciascuno di noi qui presente, c'è un Isacco di mezzo? Vi faccio un esempio che di sacrificio di Isacco che doveva fare questa signora qui, si chiamava Marconi Carmela, mia madre. Quattro figli, io sono il secondo. Dei figli erano quello che stava più a casa, che ci parlavo di più con lei. Lei a casa gli stava male perché insieme a mio padre c'erano tre sorelle zitelle. Povera mamma quando ha patito. I figli erano prima delle sorelle di papà piuttosto che figli suoi. Ognuno aveva il suo preferito. Lasciamo perdere con la sofferta. Lei sognava, primo figlio scappestato, scapolone, che un figlio si sposasse e lei era diventata nonna e poi andava a aiutarlo e tutto, i giorni che fanno i lavori perché il figlio si sposi, poi ci vuole la casa, prima della casa ci vuole un buon lavoro, bisogna farlo studiare, se è bravo a studiare ci vuole l'università, tutto un progetto di vita perché il figlio si sistemi. Ecco, il genitore di oggi è quello che deve sistemare i figli. Io mi faccio prete. Che tutto il sogno fatto nei miei confronti come una bolla di sapone in un attimo scomparsa. Se ti fai prete non ti sposi più, se ti fai prete niente più figli, se ti comporti bene niente figli, e dovete studiare a fare, e la casa per chi è questa adesso? Tutto svanito. No, 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 qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello, non è possibile che tu adesso ti vuoi fare prete, addosso a quella suora che secondo lei avesse in testa una suora di clausura, tutta la vivente, che secondo lei mi aveva fatto il lavaggio del cervello per farmi diventare prete,
che non era quella la mia vocazione, era un inganno. Lei non poteva accettare che il suo figlio, nel quale ha sperato più che degli altri, prendesse questa via. Tutti i sogni, i progetti che si era fatta per anni e anni, decine di anni della vita, tutti scomparsi per questa cosa. Allora, mi ricordo, andò col parroco da questa suora: disgraziata, tu hai messo in testa di mettere il figlio di fare prete, non gli parlarci più con mio figlio, lascialo perdere, mio figlio si deve laureare, deve prendere un lavoro, e così via. Tutto a gambe per l'aria. E la suora dice: perché mica l'ho chiamato io a farsi prete, ha chiamato il Signore. Dice: non è vero, sei stato tu. E che io potrei ripagliare la testa, che quello è adulto, vaccinato, ha scelto in base a quello che Dio sta dicendo a lui. L'ha fatta piangere, andò via. Il prete peggio. Quando poi partì per il seminario, conto tutti a casa, mio padre che non c'era, che mia madre credente andava a messa tutte le domeniche, di più ancora, diceva il rosario, mio padre era così di fede che l'ultima volta che ha messo piede in chiesa era il giorno che si era sposato, poi non gli ho messo mese più perché quello deve andare per forza, se non gli avrebbe messo piede neanche quel giorno. Mio figlio prete, ecco, l'hai rovinato tu, adesso quello darà tutto ai poveri, tutti gli anni di lavoro che ho fatto, tutto, siamo rovinati, queste cose qua, e l'ha fatta scontare a mamma, mi ha detto, ma niente, che ha coraggio di rivolgersi ai figli, scontava la madre quello, i guai dei figli. Dopo è cambiato questo, prima era così. Allora gli amici: ma come, non sei contento? E se è un delinquente tuo figlio? E se, ma è un figlio, un prete, una cosa bella. Dice, mia madre un giorno, dopo alcuni mesi che ero partito per il seminario con ronda di tutti, andò in chiesa a pregare e a piangere. Era un giorno feriale, era una parrocchia di frati, c'erano tre frati che concelebravano, mentre nel momento della celebrazione in cui si alza l'ostia appena consacrata, no? C'è questo momento qui, lei nella sua visione interiore non vide i tre frati, ma vide il suo figlio Marco che celebrava la messa, vestito da prete. Per la prima volta nella vita provò gioia a questo pensiero. Da lì in poi è cambiato, contentissima che mi dice sacerdote, il Signore ha risolto questo problema. Che cosa è successo? Quel giorno lei ha sacrificato il suo figlio a Dio, ha ucciso Isacco e Dio gli ha ridato in una maniera migliore, con tutte le benedizioni conseguenti a questa cosa. Ha ucciso il suo figlio. L'idea che c'aveva del suo figlio, l'immagine che si era costruita del suo figlio senza chiedere a Dio qual era la chiamata del suo figlio. Dio ha chiesto di uccidere questo Isacco, lo ha fatto in quella messa e Dio gli ha dato un Isacco nuovo, sacerdote, che aveva portato anime al Signore, era dato per il bene dei poveri, è felice di questo, è diventato felice di questo. Ecco, allora, questo è per tutti. Io pure devo uccidere il mio Isacco, state tranquilli. È una cosa che tutti quanti dobbiamo fare. Uccidere il nostro Isacco. Come si fa a fare un figlio senza averlo nella volontà di Dio? Quale genitore si è interrogato cosa vuole per Dio mio figlio? Qual è la sua vocazione? È così per la ditta. È così per la scolaresca. È così per la squadra sportiva. Chi è che ha dato il suo sacco al Signore? Se non l'abbiamo dato, il Signore ci chiederà di sacrificarlo sul Monte Moria, in qualche fatto particolare della vita. E anche noi faremo la storia di Giuseppe, di Abramo, della Madonna e tutti quelli che hanno sacrificato il proprio sacco nella propria storia di salvezza. Ma la storia non è finita qui. Fino a quel momento, fino a prima del sacrificio, Dio aveva dato come benedizione ad Abramo il figlio
e la terra. Questi Abramo li aveva già ottenuti. Con il cammino di fede di 25 anni di storia della sua vita, Dio aveva maturato la fede in Abramo e Abramo poteva ottenere per la sua fede il figlio, miracolo, perché era impossibile averlo, la moglie sterile, e la terra immensa dove poter stare lui con tutto il suo clan e le sue mandrie. Abramo era benestante. Quando ha sacrificato il figlio sul monte Moria, che cosa è successo? Io ti colmerò di benedizioni, renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che sorride del mare. La tua discendenza si maledirà nelle città dei nemici. Si diranno benedette la tua discendente a tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. In altre parole, se Dio, per la fede riposta nella sua parola, poté dare ad Abramo il figlio e la terra, quando Abramo, per fede, è pronto a sacrificare il suo figlio per Dio, per lui sono pronte strabenedizioni, molto di più di quello che aveva ricevuto per il fatto di aver creduto nell'adempimento delle promesse del Signore. Capite questo? Se uno manifesta in Dio una fedina, ottiene la grazina. Se uno manifesta a Dio la fede, ottiene una grazia. Se uno manifesta a Dio una fedona, ottiene una grazione. Scusate l'infantilismo, ma è questa la cosa. Il livello di fede esercitato da Abramo nei confronti di Dio supera il limite di quello che aveva esercitato per ottenere il figlio. Di conseguenza le benedizioni divine che sono pronte per Abramo possono scendere in lui e si possono moltiplicare. E in base a questo dico facilmente, se qualcuno qui dentro, compreso il prete, sta in carenza di vita cristiana, dove non vede la potenza di Dio agire nella propria vita, è per la nostra poca fede. Non perché Dio non ci voglia riempire delle sue benedizioni, è per colpa nostra, perché siamo attaccati al nostro Isacco e non vogliamo sacrificare. Nel momento in cui sacrificheremo, si apriranno per noi i cieli e le benedizioni divine scenderanno su di noi, di tutte le categorie, di tutti i generi, guarigioni, liberazioni, benessere economico, perché a quel momento non ci attaccheremo più a nulla se non ad essere riconoscenti a Dio dicendogli lode e gloria a te Signore. Abramo poteva possedere tutto perché non è attaccato più niente che al Signore. Prima di sacrificare il suo figlio, se Dio gli avesse dato quello che gli aveva dato dopo il sacrificio, sarebbe diventato peggio ancora idolatra, peggio ancora di prima. Si sarebbe attaccato alle benedizioni di Dio più che a lui. In quel modo invece diventò un grande vera fede e poté ottenere molto e moltissimo dal Signore. E così è vera per tutti quanti noi. Allora in nome di Dio prometto che chiunque sacrificherà il proprio Isacco al Signore sarà riempito delle sue benedizioni, riempito di vita eternamente, pieno di cielo, pieno della potente vero spirito, benedetto da Dio in lungo e in largo, in alto e in basso. In piedi preghiamo.